siamo con Christian, Sebastian, tutti e due della Catalunya, però Sebastian parla un po' di italiano. Dove l'hai imparato l'italiano? Allora, tutta questa ruta è più facile per tutta la gente che sta nel principio del longboard. Scusa per il mio italiano, non è più buono. Ok, vi devo delle spiegazioni. È un po' che non faccio video, adesso mi trovate in pieno luglio in giro con la felpa. Ebbene, mi trovo in Sud America, qua è inverno. Farebbe figo, eh? Lo youtuber viaggiatore. No, la realtà è che sto sempre in Spagna, davanti al laptop, in mutande, montando vecchi video perché fa troppo caldo per farne di nuovi. Questo l'abbiamo girato lo scorso ottobre e siccome era un po' un casino da montare è rimasto in un angolino dell'hard disk ad aspettare giorni disperati come questo. Okay, io sono un buscador di asfalto. Me dedico a hacer rutas en las cuales se pueda circular muy bien, como puedes ver aquí. Es que se... Que el asfalto sea muy propicio para patinar y que esté todo muy bien conectado sin que sea peligroso. Y a través del río Besós continuaremos por todo el paseo de la Transbesós hasta llegar a Barcelona. Siamo a Cerdanyola, un paesino fuori Barcellona, quindi poi faremo una strada di campagna per arrivare. Questo è lo più complicato che hai. Ah, puta madre. Questa è la bajada más heavy che hai. Però por allí se puede bajar, che è il mismo cammino, però la vista è molto più bonita. Dale, dale, tu sabes. Ebbene, nonostante passiamo da un paese a una città, il percorso è di tutto piacere. Qui abbiamo una certa età, quindi niente attraversate massacranti stile Bologna-Firenze con Luis sul pendio. Sì, certo che ho visto il suo video. L'ho visto che si portava dietro un intero skate di scorta invece che due ruote e due cuscinetti. Non fraintendetemi, lui è Luis, ha la licenza poetica. Ma se a voi vi scopro a fare le grandi attraversate senza chiavettini nello zainetto, non ve la perdono. E se no che li faccio fare questi video? Ole! Questa è una strada ottima per fare carving, stiamo prendendo un po' di velocità. Sebastian e Christian sono amici dalla scuola. Quelle storie in cui i percorsi si separano, ma un giro in skate rompe sempre il ghiaccio facilmente. Christian si dedica seriamente al dancing. Non è una professione, ma ci prova. Mentre Sebastian è come me, un po' di cruising e di carving. Un tentativo pazzo. Mi ha riempito di polvere, Christian. Cazzo, sa persela. Sì, no, a volte vedi una discesa che ti fa un po' impressione, poi in realtà era tutto controllato. Está guapa, hay que saberlo antes cuánto es fácil. Nunca lo he dicho. Lo sé, pero no lo sentía. Va muy empinada no y... No te preocupes. Y dice, pasa mucho. Voy tranqui aquí. Mira, ¿has notado ese asfalto limpio? Sí, es que Barcelona y Cataluña parece que está hecha para patinar. A veces no entiendes cómo... Porque no son para bicicleta es hasta demasiado liso. ¿Y por qué no has visto Kioto? Sí. ¿Y por qué no has visto Kioto? Te resbalas. ¿Y por qué no has visto Kioto? Te pala heavy, tío. ¿Kioto? ¿Has estado ahí a patinar? ¿Sí? Sí, patiné en Kioto. Ah, sí. Tú deberías irte donde he patinado yo, en la India, y buscar rutas suavecitas ahí. ¿Ay? No, es un reto increíble. Claro, hay una claro, mierda. La India, todo es mierda. De vez en cuando hay algo aceptable. Bueno, como en Lisboa, aceptable. ¿Eh? En Lisboa todas las aceras están hechas de trocitos de mármol. Riguardo la fantomatica vacanza in skate che sto cercando di realizzare, incrociando le dita tantissimo per quest'estate. Il problema è che ho altri cavoli miei quest'estate, sta diventando davvero difficile concentrarsi. Però comunque molti di voi mi hanno scritto, non tanti, continuate a scrivermi. Più sento la vostra partecipazione, più è facile formare il gruppo, perché cercate di capire, io ho bisogno di almeno 5 di voi che vengano nello stesso periodo e che abbiano un tipo di stile di skate simile. Non voglio mettere assieme totali principianti con skater molto esperti, perché poi stiamo limitando il tipo di itinerario. Io voglio fare questa cosa per fare una figata, non per farla a tutti i costi. Quindi continuate a scrivermi, per me è utilissimo. Ci metto un po' a rispondervi a volte, però lo faccio sempre. È anche un contatto diretto che abbiamo fra noi. Poi se avete bisogno di consultare qualsiasi domanda eccetera, allegatela alla vostra disponibilità, io vi rispondo.
Prima di modificare lo skate è importante sapere cosa volete, perché ogni setup ha i suoi pro e i suoi contro. Di solito quando andiamo incontro all'estrema comodità, estrema facilità di passare sugli ostacoli, estrema facilità di giro per schivare problemi, per entrare dove vuoi, perdiamo un po' di feeling con il terreno, rendiamo lo skate con una sensazione molto e talvolta troppo morbida, e quindi ci allontaniamo da uno skateare più duro, da un sentire di più le cose e assolutamente da quello che è necessario per fare dei trick, tanto per sollevarvi da terra con un setup più basso, con ruote più piccole, tanto come sentire la strada, sentire come risponde la tavola e che questa magari sia meno agile, magari giri meno, ma sia più prevedibile per voi. Quindi direi che è importante capire che tipo di skater siete prima di buttarvi su una tipologia di skate e di setup, perché sarebbe un peccato non esplorare certe abilità che poi magari avete, perché ognuno è portato per fare una cosa piuttosto che un'altra o amare uno stile piuttosto che un altro. Vamos de camino hacia el mar, entonces sí que entonces la constante será bajar, pero ya verás que es extremadamente plana, que es un paseo muy plano con unas vistas espectaculares. Bueno, todo el rato lo que veremos será eso que tienes ahí delante. ¿Qué aconsejas tú por este tipo de ruta? O sea, ir seguro, es estable, no sé. La verdad, siempre me ha gustado mucho las tablas simétricas, como las que tenemos los tres. Porque una tabla simétrica es cómoda de usar, o sea, no tienes que pensar de si la llevo del derecho o del revés, da igual cómo la lleves, es lo mismo para los dos lados. Y, por ejemplo, que sean tablas ligeras, por ejemplo, la tuya, la que tienes tú ahora, creo que para este tipo de rutas es extremadamente aconsejable. Una tabla ancha para no perder mucho equilibrio, pero delgada para que puedas hacer mucho tramo sin que el peso de la tabla influya. Come diceva Sebastian, la drop through è l'ideale per avere un percorso lungo e comodo. Infatti sta molto più bassa sul terreno perché il track attraversa la tavola, quindi è addirittura più bassa dell'altezza dei tuoi track, più bassa perché può ospitare ruote grandi e per via della forma non ha bisogno di nessun riser. E stare più bassi, come vi dico sempre, che significa che fate meno forza quando spingete, perché dovete abbassare meno la gamba che resta sulla tavola, e questo fa una differenza incredibile e vi dà molta più sicurezza, sia perché avete molta più stabilità nelle manovre, ma quando avete esperienza non è così fondamentale, ma soprattutto perché quando frenate non dovete abbassarvi tanto, quindi anche se siete molto 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 veloci potete prendervi tranquillamente il vostro tempo per frenare. Salimos de Cerdañola, ahora entramos en Montcada y Reixac por la parte norte del pueblo, y si venís desde Barcelona, bus 155 pasa por aquí y sale desde San Andreu Arenal. Il setup di un drop through con ruote da 70 mm 78A è senza dubbio eccellente e perfetto per cruising, per passare su tutto, per fare downhill, è fantastico, non ci piove. Poi quando passiamo a ridurre le dimensioni, quindi passiamo ad una tavola non drop through, ad una tavola che non ha uno shape totalmente anti wheelbite, il wheelbite vi ricordo sempre è quel momento in cui tu curvi così tanto che la ruota va a toccare la tavola e che vuoi evitare assolutamente perché ti blocca istantaneamente e ti fa cadere. Quindi ultimamente sto vedendo sì che molti copiano il setup del mio cruiser. Chi lo copia bene, chi lo copia così così, chi si trova bene, chi si trova male. Nel gruppo Facebook è scattata anche un po' la rivoluzione, perché c'è chi lo adora e chi no. Ovviamente è qualcosa di estremamente personale il setup, e questo taglio del cruiser è qualcosa che salva praticamente sempre, grazie al riser inclinato, un setup brutto. Avete preso uno skate economico, non gira tanto, le ruote magari non sono il massimo, andate a modificarlo. Quando qualcosa costa poco, viene da una marca sconosciuta, sì, potete anche avere la botta di culo e prendere qualcosa di buono, ma di solito non ci hanno fatto un grande lavoro di pensiero sopra, perché il costo di una tavola è anche dato dal fatto che chi l'ha assemblata l'ha fatto con intelligenza. E quindi vi dà un prodotto bello, pronto all'uso, ottimo. Vuoi fare trick? Questo è per fare trick. Vuoi fare cruising? Per cruising, carving, quello che è. Vuoi un misto? E via dicendo. Un piccolo cruiser con i track inclinati, con le ruote grosse, è per me e per il mio livello di esperienza su di esso la cosa più comoda, più pratica che tu puoi usare in città, in qualsiasi città. Non perché Barcellona sia particolarmente facile,
Anzi, io potrei girare tranquillamente con ruote 10 mm più piccole. Lo faccio tante volte, non c'è nessun problema. Solo che io filmo, quindi voglio proprio dimenticarmi del terreno. Voglio essere fluidissimo. Voi per questo valutate. Valutate se volete una tavola che giri di più, se andate a fare del pumping. Se non fate del pumping, perché state iniziando, adesso non ci avete neanche cazzi di imparare, poi è bello impararlo dopo. Però se non fate del pumping, non ha senso mettere i riser inclinati subito. Tenete la tavola con il vostro setup, datevi un mesetto di prova, di pratica. È giusto essere lenti all'inizio, vi fa bene. Poi decidete se vale veramente la pena cambiarlo. Però voglio fare un piccolo memorandum. Io sempre dico riser estremo a 12 gradi davanti, dietro non mettete quello a 12 gradi, perché vi fa perdere davvero tanta stabilità alla tavola. Diventa una tavola certamente divertente quando andate lenti, però vi limitate i tipi di percorsi che potete fare. Poi qualcuno del gruppo, come al solito, qualcuno che mi scrive in privato, capirà che sono stato ispirato da lui per fare questi discorsi. In questo caso potete trovare la fonte di ispirazione su Skate Therapy Community su Facebook, sotto un post di Ray, dove ci mostrava il suo setup con i riser inclinati, dove è stato un pochino drastico, ha messo i 12 gradi sia davanti che dietro. Fatto con il Cruiser dell'Oxello, che anche io giudico un'ottima tavola per questo tipo di setup. L'unico problema è appunto che ha i track troppo larghi, perché sono larghi esattamente quanto la tavola, e ruote grosse ovviamente sporgono. Una soluzione potrebbe essere quella di girarle in modo che abbiano un labbro leggermente meno sporgente, o di cambiarli direttamente i track, di metterci dei track di una tavola più stretta. Tommaso si sentirà chiamato in causa, sì. Che gli ho detto perché fai le crociate contro i riser inclinati, ma è stato in realtà un buon punto di ispirazione, perché è bene parlare di queste cose, è bene che sappiate in che cosa vi mettete, sia nei pregi che nei difetti, quando seguite certe modifiche che vi consiglio. Al pari delle proposte del Decathlon, ci sono ovviamente ottime proposte su Amazon, anche di marche molto più interessanti come Globe, per esempio, se cercate dei piccoli cruiser, ma anche dei drop through, sempre link qua sopra, vedete, appare questa casella, cliccate la prima che sparisca, date una mano a Skate Therapy, ma catturate anche le migliori offerte sul mercato. Tornando al nostro viaggio on the road, Christian ci mostra qualche semplice tecnica per aggirare degli ostacoli che davvero non richiede neanche troppa pratica. Questa di saltare giusto davanti a un piccolo ostacolo, sarà la tavola a saltare l'ostacolo, perché si trova davanti a un piccolo gradino, eccetera. Se non hai il tuo peso sopra, la tavola ce la fa, ci passa sopra e tu ricadi sopra. Calcetines de Jay Adams, lo mejor. Sí, claro. Quello che vi consiglio, se siete più tranquilloni come me alla fine, volete veramente evitare qualsiasi tipo di rischio perché il giorno dopo si va a lavorare, oltre che indossare i calzini dei migliori skater, grande asso nella caviglia di Christian, e saper ballare sexy come Sebastian, semplicemente distribuite il vostro peso a seconda dell'ostacolo che dovete passare. Davvero, con delle ruote grandi potete passare su qualsiasi cosa, addirittura sul terriccio, addirittura sui San Pietrini. Certo, non è piacevole, quindi per brevi tratti, però voi avete una tavola lunga o addirittura su un cruiser, potete giocare, distribuire il peso fra i due track e spostarvi dietro o davanti a seconda di dove si trova l'ostacolo. Una volta passato, rimettete il vostro peso sopra. Ma qui stiamo a media orica che falta, no? Nada, esto por cierto, estamos en lo que se llama la Transvesos. Así un poquito, una reacción rápida de historia. Durante la época de los 70 todo esto era un vertedero enorme, lo cual estaba generando una contaminación para todos los vecinos de Badalona horrible. Y antes de las Olimpiadas del 92 hubo una inversión muy grande para comenzar a reestructurar todo lo que es este tramo del paseo que se llama la Transvesos, para tener lo que tenemos hoy en día, que es uno de los mejores proyectos urbanísticos hidráulicos de toda España de la última década. ¡Ahí va!
a Cristian y a otros amigos, me los traje a hacer un poco esta ruta, porque claro, nunca la habían hecho. Y como fuimos demasiado rápido, como fuimos demasiado fuertes, al ritmo pues el que él y yo solemos ir en ruta, uno de nuestros compañeros se mareó y empezó a vomitar, se cayó por aquí en una esquina, pegó aquí en un bordillo. La verdad es que todo bastante dramático. Pero bueno, es lo dicho, aquí es todo bien hecho, con un ritmo bueno, en una horita te la puedes hacer entera. Tienes ganas, lo que sea, te quieres hacer un día de playa. Te levantas por la mañana, esto de las 9, coges, sales, te marcas la ruta y a las 10 y media, como muy tarde, te estás plantando en la playa. Y que tienes todo el paseo marítimo para hacerte toda la ruta de la playa desde la Marbella, hasta tranquilamente hasta llegar a Mare Magnum. Tienes todo el tramo de las Torres Mafre, todo el paseo marítimo, cementerio Carmen Amaya, hasta llegar a Glorias, desde donde Glorias puedes subir por todo el tramo, desde el Diagonal Mar, por todo Glorias, y llegar al centro de la ciudad. Subir bordillo, lo mejor es el Demon Cloud. Demon Cloud es esto. Básicamente lo que se tiene que hacer en este truco es justo antes de saltar con el pie hacia el exterior, tienes que poner el pie de atrás aquí, en la punta. Y cuando levantas la tabla, al picarlo, se gira la tabla. O sea, desde aquí, y así. Cuando tú la tengas aquí, no quieras subirte ya. Estíralo y pon el pie de atrás. Ahí. Ahí. Y tienes que montarte con el pie de atrás, exacto. Como si fueras a pegar una patada. Ninja. Estoy tope de contento con ese truco, porque desde que utilicé este truco ya me he podido poder mover en todos lados. Es que tú coges esto. ¿Entiendes? Claro. Esto es una carretera en mal estado entero. No, que viene este hueco, lo que sea, mucho para allá. Demon Claw. ¿Y Demon Claw? Demon Claw, praticamente l'artiglio del demonio. Però che succede? Sono dei trick che magari sono un po' discriminati dall'ambiente street skate, perché sono molto più semplici. In realtà tu stai facendo volare la tua tavola e la stai acchiappando. Però non vogliono essere niente di più che una comodità per skateare fluidamente senza rompere il tuo percorso o la tua linea. Per muoversi in città, quando ci sono dei tratti che magari ti vuoi saltare perché l'asfalto è rovinato, perché c'è del terriccio e via dicendo, ma vuoi sentirti fluido, vuoi stare così, seguire la tua musica che magari hai nelle orecchie, il tuo viaggio mentale che ti stai facendo. Questo è il bello dell'onboard, che non si interrompe, che continui ad oltranza e quindi è più meditativo, diciamo, è più facile attrarsi nei tuoi pensieri perché non stai pensando troppo al trucco. E poi non c'è niente come skateare di notte. La tranquillità, persino in una città come Barcellona. Però Sebastian è un ricercatore di asfalti, diurni. Sì, è la caída más tonta del mundo. La tengo, la tengo.